Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 24 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. L'universo è nel mentale. L'universo è nel mentale, recita la prima regola del Kybalion, misterioso testo ermetico, pilastro dell'esoterismo occidentale. Ciò significa che tutto ciò che esiste nasce prima dal pensiero, quindi della parola creativa. Da questo punto, voi che di idee, ragionamenti, parole, frasi, vi nutrite giorno e notte, vi sentite improvvisamente investiti di un grande potere. Così lascia intendere la luna mattutina abbracciata a Saturno filosofico in acquario, segno in perfetta sintonia col vostro e con gli inquilini Mercurio e Sole. Non così gradita questa combina alla luna pomeridiana, acquatica allo zenith. Vale a dire che sogno e realtà tornano a fare a pugni. Naturale di domenica, dopo una giornata rilassante in spiaggia, fissando il mare o il lago, rimettervi in auto e organizzarvi per la settimana lavorativa non è semplice e tanto meno piacevole. Ma vi tocca. Un amore complesso e complicato, ingenuo, fatale, l'amore può essere non ricambiato e corrisposto. La coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigi e malintesi anche di notevoli consistenza. I single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità. La pazienza ha un limite, ma tu devi fare in modo di essere sempre al di sotto di questo limite. Affronta con coraggio alcune situazioni che ti permetteranno così di essere in condizione di risolverle. Oggi sofferenze in amore e possibili screzi con il partner o con la persona che vi sta a cuore, se sentite il fuoco della passione spegnersi lentamente allora è proprio venuto il momento di rivedere e riconsiderare il vostro rapporto. Troppo rumore non fa bene, siate riservati sulle vostre cose e fate attenzione ai vostri profili sui social network. Più privacy avrete più avrete modo di proteggere la vostra vita. Qualcuno cercherà di contattarvi in giornata per comunicarvi delle cose importanti, non fate però polemiche su ciò che avranno da dirvi. Buone speranze di ripristinare e riallacciare i rapporti con una persona che vi interessa particolarmente, Mercurio oggi vi concederà i suoi favori favorendo le riappacificazioni. Avrai a che fare con persone fantasiose o con artisti. Soldi in arrivo. Non tutto è tranquillo anche in amore. Qualche nuvola all'orizzonte metterà in crisi anche i rapporti più collaudati, tuttavia qualche piccola stonatura potrà servire sia a chiarire alcuni malintesi che a vivacizzare il rapporto. Oggi avrete le credenziali giuste per affrontare qualunque dei problemi che vi affliggono, buone le energie e le risorse. L'umore sarà dei migliori e a fine giornata farete un bilancio sicuramente lusinghiero. Fate attenzione al vostro umore che ora è particolarmente cupo, cercate di non litigare con nessuno. Difficilmente vi si perdonerebbe. Novità intriganti in campo sentimentale potranno capitare allenate nella seconda decade. Chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata. I progetti per il futuro possono essere realizzati grazie alla vostra perfetta organizzazione e con un po' più di elasticità per quello che riguarda i tempi di realizzazione. Si affaccia per voi l'opportunità di cambiare quello che meno vi piace del vostro lavoro. Il Sole continua a essere prestigioso ospite del vostro segno, per farvi sorridere più spesso e volentieri, fuori e dentro casa. A contrastarvi resta il pianeta lento e potente Nettuno, che non vi spiana la strada come vorreste o pone dei blocchi ad alcune vostre iniziative che risultano così rinviate a data da destinarsi. Ma con Saturno nell'acquario in ogni caso, alcuni aspetti li risolvete, una parte della vostra vita vi sembra più facile, e, per certi versi, è arrivato il momento in cui dovete afferrare la fortuna per i capelli, specie se appartenete alla prima decade. Domani potrebbe risultare una giornata un po' faticosa, ma in generale vi aspetta una settimana molto stimolante. Nei prossimi giorni avrete una grande svolta. Forse non riuscirete a risolvere tutto e subito, ma potrete vedere con più chiarezza che ci sono vie d'uscita ai problemi che vi hanno afflitto in passato.
compleanno sereno col sole nel segno buon amico del sole in sestile, difficile dare un party di martedì, ma di auguri e regalini ne ricevete parecchi, tutti testimonianza di simpatia nei vostri confronti. Di voi, precisa la luna allo zenith, in genere si parla molto e con entusiasmo, oggi però state attenti a come vi esprimete. Con Mercurio scivolato oggi stesso in dodicesima casa, dove già Urano si esprime con voce di tuono, il malinteso è all'ordine del giorno. Amore ed Eros. Se dite male della suocera siete davvero cattivi, è una persona speciale che vi tratta meglio dei suoi figli, riservandovi ogni genere di carineria. Inoltre vi fa confidenze molto personali e vi coinvolge nella sua vita, insomma vi vuole bene. Grande affetto anche dagli amici, specie da qualcuno in particolare che magari si illude di creare con voi un rapporto più intimo e profondo. Glielo concederete? Ma dipende dallo stato, libero, liberabile o occupato, del vostro cuore e soprattutto dal fascino che questa persona, amicizia a parte, esercita su di voi. Cari gemelli, molti di voi sono single da tanto tempo e questo influisce sulla vostra serenità mentale. Cercate allora di rimettervi in gioco e non prendetevela inutilmente con chi vi circonda. Che colpe hanno? Sul lavoro è un periodo buono per portare avanti i vostri progetti e fare un bilancio di quanto avete ottenuto. Qualcuno potrebbe invidiare il vostro rapporto che va a gonfie vele e portare volontariamente qualche tensione. Guardatevi bene le spalle e sappiate reagire in maniera costruttiva a qualche insinuazione. Azione decisa e fermezza di polso vi aiutano nel lavoro, ma non valgono in amore. Adesso dedicatevi a chi vi è accanto con tutta la dolcezza di cui disponete. Lavoro e denaro? Capo indisponente, forse perché ancora non vi conosce bene e non ha avuto modo di apprezzare i vostri innegabili talenti. Stranamente rispetto a quanto lascia intendere la vostra personalità, oggi apparite chiusi e poco comunicativi, salvo poi sbottare all'improvviso in discussioni battagliere o battute di spirito fuori luogo. Solidarietà con i colleghi, insieme fate fronte unito per difendere i vostri diritti. Poca voglia di studiare o di spostarvi per affari, oggi preferireste una vita tranquilla ma, come recita il proverbio, l'uomo propone, il cielo dispone. Nella vita la volontà fa la differenza, figurarsi in ambito lavorativo, anche se bisogna fare i conti pure con circostanze esterne che non dipendono sempre da voi. Dunque, procedete senza alcun indugio. Il tocco di estro che sapete immettere nella professione, specie se avete abbracciato e svolgete un'attività autonoma, è il segreto del vostro successo. Avete davanti fruttuose collaborazioni che favoriscono ancor di più una felice creatività, dal momento che Saturno occupa un segno altamente creativo e, per voi amico, come l'acquario. Certo che i tanti progetti di lavoro che state portando avanti vi possono stancare. Ma voi, forti di entusiasmo per i risultati ottenuti, terrete duro sapendo che gran guadagno alleggerisce la fatica. Benessere. Stomaco delicato, perciò non appesantitelo con alimenti a cui sapete, o perlomeno subodorate, di essere intolleranti. Rispetto ai grossi rischi siete squisitamente corazzati, ma un capitombolo, una storta, un raffreddore, un colpo d'aria possono sempre capitare a rovinarvi la serata che a quanto racconta la vostra agenda sembra nutrita e interessante, nonostante il martedì sia il giorno di chiusura di molti locali. Molti appunto, ma non quelli che di regola amate frequentare voi. Non siete persone ansiose e prendete la vita con un certo ottimismo. Questo può aiutarvi ad affrontare la vita con più enfasi ma soprattutto vi sentirete bene con voi stessi anche dal punto di vista fisico. Per lei, di nuovo zona compleanno, di nuovo la sensazione di essere immature rispetto alla vostra età. Bello avere un aspetto da ragazzina, ma a furia di comportarvi come tali perdete credibilità. L'ideale è un aspetto giovane e una testa matura. Per lui, un weekend non vale una vacanza, ma l'atmosfera è la stessa. Peccato che duri così poco. Domattina comincia la corvée. Colore delle emozioni, giallo canarino. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze,
7. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.